Benvenuti su Radio Vacanza, la radio ufficiale del turismo in Italia. Siamo a San Cipriano d'Aversa, agli Albanova Games, e qui è il nostro spazio di Due Power dedicato alla formazione. Con me c'è Giuseppe Viola, precario ed è formatore di Due Power per il corso di formazione in OSA. Ciao, buonasera e benvenuto qui da noi. Buonasera, comunque mi chiamo Giuseppe Niole, sono formatore per quanto riguarda la Due Power per la formazione in sanità. La sanità oggi è molto cambiata rispetto a qualche tempo fa. Oggi l'assistenza non è più ospedalocentrica, ma diventa assistenza sul territorio, quindi c'è sempre maggior bisogno appunto di operatori che operano sul territorio grazie alle competenze che possono acquisire attraverso questi corsi. Questi corsi sono corsi molto professionalizzanti, formano operatori con delle ottime, sicuramente con ottime conoscenze che permettono appunto di fornire la migliore assistenza possibile sul territorio, perché oggi si investe molto di più sul territorio rispetto comunque a un'assistenza sull'ospedale. Ok, ti faccio ancora un'altra domanda. Come si stanno trovando gli studenti con l'organizzazione di Due Power, e soprattutto invitiamoli a venire in sede, perché con formatori come te o come Carmine che abbiamo avuto precedentemente vengono in una scuola di formazione, un ente di formazione che effettivamente ha una cura particolare verso i propri studenti. Sì, questo è vero, perché da noi comunque trovano competenze e professionalità anche da parte di Antonio, che è l'organizzatore appunto di questi corsi, e diciamo da loro tutte le informazioni necessarie per seguire appunto con attenzione questi corsi. Ovviamente i miei studenti, devo dire, li ho trovati veramente molto interessati alla materia, anche se è una materia diciamo abbastanza ostica, perché comunque si parla di sanità, un campo a volte totalmente differente da quello da cui le persone vengono, e quindi si trovano ad affrontare materie che diciamo e argomenti che sono un po' diciamo lontani dalla loro realtà. Però diciamo la sanità sta acquisendo sempre più un ruolo non marginale ma centrale, e quindi diciamo trovo molto interesse da parte loro seguire questo percorso. Perfetto Giuseppe, io ti ringrazio. Grazie a voi. Ti rincontreremo durante le lezioni sicuramente. Ti ringraziamo. Vi ricordo che Giuseppe, come tanti altri insegnanti, sono all'interno del gruppo di formatori della Due Power, l'ente di formazione che tra l'altro aprirà prossimamente una sede proprio qui a San Cipriano d'Aversa. Grazie ancora, grazie Giuseppe, grazie a voi. E ci rivediamo tra poco. Ciao a tutti. Ben ritrovati su Radio Vacanze, io sono Mr. Campania, siete agli Albanova Games qui a San Cipriano d'Aversa, e con me c'è Cinzia Laurezza, avvocato, ma un avvocato molto particolare, ragazzi, perché innanzitutto è un avvocato famosissimo perché è su TikTok, circa 150.000 followers, e su Facebook, quindi i principali social, ma soprattutto perché lei sui suoi social parla di un argomento particolarissimo e importantissimo, soprattutto qui in Italia, che è molto sentito, quello dell'invalidità. Allora, buonasera Cinzia, benvenuta, siamo in contemporanea praticamente con l'altro speaker dell'evento, spero che possa risultare ascoltabile. Okay. Raccontaci di come nasce l'idea, soprattutto del canale di TikTok, per raccontare un argomento così importante come quello dell'invalidità. Guarda, l'idea è stata sicuramente un'idea vincente, quindi parto dalla fine per raccontare la scommessa, che poi è stata una scommessa vincente. Perché in Italia abbiamo una normativa vecchia, nonostante i tempi siano cambiati, la normativa è vecchia e la giustizia è lunga. Le persone con una disabilità si trovano spesso ad affrontare, oltre il problema della disabilità, che a volte è congenita e quindi ci si cresce
e si nasce con questo problema, altre volte capita la batosta durante la vita di dover affrontare una malattia. Per cui di fronte a degli eventi così drammatici, molte volte non c'è un supporto normativo immediato, intellegibile, facile da attivare, per cui il percorso a volte è lungo, ma paradossalmente è difficile anche leggerlo un verbale di invalidità, cioè è complicato proprio capire cosa c'è scritto. E venivano da me e dicevano: avvocato, ma mi hanno riconosciuto qualcosa. E lì mi sono resa conto che, parlando per codice, per normative, effettivamente la persona che già aveva un problema, quindi già provata dalla vita, aveva il doppio problema di doversi veramente andare a capire come combattere, quali diritti gli aspettavano. Ho cominciato i primi video che sono andati fortissimi, ho capito che c'era questa esigenza, e questo è il motivo per il quale ho avuto questo grande sito. Hai democratizzato i codice? Sì, ci sono tanti codici. Non so se ti è mai capitato, purtroppo, di leggere un verbale di invalidità civile. Si ragiona per requisiti fiscali eventualmente riconosciuti con l'attribuzione di un codice, di un articolo di legge, ma un vecchietto di 85-86 anni, ma come può conoscerlo? Allora deve andare dall'avvocato. Invece tante volte su TikTok può trovare velocemente una risposta, e poi magari viene contattata. Approfondire, assolutamente. Faccio subito una domanda a bruciapelo: richieste strane, richieste particolari? Allora, tante. Perché immagino che su TikTok ci sia di tutto, praticamente. Sì. Allora, il problema è questo: il problema è che in passato si è avuto un grande abuso, lo dobbiamo dire candidamente. Purtroppo ci siamo ritrovati con persone che non avevano disabilità gravissime, che si sono visti riconoscere dei diritti dei quali si è abusato in passato. Per cui adesso, da un lato, c'è la diffidenza di chi non fa domande per paura che gli venga negato, dice tanto ormai gli sboccia tutti, e altri invece che veramente per patologie che fortunatamente sono ben compensate dalla ricerca medica, e quindi adesso non hanno più quel grado di invalidità che avevano prima, che invece per un'asma lieve o un problema che effettivamente non è così tanto invalidante, vogliono vedersi riconoscere una percentuale di invalidità civile, nei casi più gravi una comma grave della legge 104 per il famoso trasferimento, per i famosi 3 giorni al mese. Quindi ecco, le domande strane sono quasi sempre quelle legate ai tentativi di abusi. Ok, aspetto che finisce. No, scherzo. C'è abbastanza la voce alta. Allora, su TikTok il canale Avvocato Invalidità, Invalidità. Sì, anche su Instagram, anche su Facebook, sì, Avvocato Invalidità. Cioè, mi sforzo di fare sempre video brevi perché l'attenzione ritengo che sia veramente sempre più facile da perdere, e quindi anche lì trovate tanti video che veramente durano 60-70 secondi. Ok, allora ragazzi, io la sto conoscendo di persona e vi devo dire che a primo impatto è un buon avvocato, anche se sta su TikTok, credetemi. No, quando a volte i professionisti stanno cercando di avvicinarsi maggiormente alle persone, e proprio utilizzando i canali social che sono quelli a più importanti. A me però dicono: avvocato, è identica al video, mi sembra proprio di... mi sta spiegando tutto bene. È uno sforzo che poi ha trovato la sua, certo, voce. Assolutamente, perfetto. Allora salutiamo Cinzia. Ciao, grazie. Se avete bisogno, andate sui suoi canali social e poi magari la contattate direttamente con un messaggio. Grazie. Ciao a tutti da Mister Campania, e grazie a Due Power per la formazione che è fondamentale. È fondamentale. Ciao a tutti. Ben ritrovati su Radio Vacanze, la radio ufficiale del turismo in Italia. Io sono Mister Campania, voi siete nello spazio Due Power dedicato a formatori e formazione. Con me Federica Palice, sì. Ok, formatrice, sì. E formatrice all'interno dell'ente
due power, quindi nell'ente di formazione due power. Di cosa ti occupi e quali corsi stai facendo in questo momento? Ok, buonasera a tutti. Allora, io praticamente sto seguendo attualmente due corsi, il corso di operatore socioassistenziale e il corso per operatore per la prima infanzia. Questi due corsi, all'interno di questi due corsi, insieme alle discenti stiamo trattando i temi della pedagogia, essendo io ovviamente del campo, e la relazione d'aiuto e la relazione educativa, e anche per quanto riguarda la comunicazione, perché ovviamente tutta la relazione che andiamo a svolgere nei confronti dell'altro si basa su quella che è la comunicazione, quindi fare particolare attenzione appunto a tutti i livelli della comunicazione che entrano in campo quando andiamo a dialogare con l'altro, quindi comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, e in questo ovviamente andiamo anche a dire quelle che sono le nostre esperienze pratiche, i nostri vissuti che abbiamo accumulato nel corso degli anni, seppur giovane c'è comunque un po' di esperienza, e cerchiamo di trasferirli ai nostri discenti in modo tale che possono far loro la nostra esperienza, e soprattutto diventa un sapere condiviso. I discenti, cioè gli alunni, ti seguono? Allora, cioè, si appassionano gli argomenti? Sì, assolutamente, spero, però da fine ora sono arrivati tutti i buoni feedback, e soprattutto noi cerchiamo di fare delle lezioni molto molto interattive, in modo tale che loro possono mettersi in prima persona in gioco, perché abbiamo visto nel corso degli anni che la formazione passa attraverso quello che è un vissuto personale. Più io conosco me stesso, più conosco quali sono i miei limiti anche e le mie priorità e le mie emozioni, capisco quali sono le emozioni che vivo in determinate situazioni, io più riesco a far breccia in quello che è l'interlocutore, e soprattutto a trasformare anche quella che è una qualsiasi situazione magari di problematica. Quindi noi puntiamo molto sul far conoscere loro stessi ai nostri discenti. Devo dire, mi hai convinto, mi farò anche io questi corsi. Meno male. Ne faccio uno e faccio altri tre o quattro. Ok, Federica, io ti ringrazio, sei stata gentilissima per raccontarti fondamentalmente, e quindi vi invitiamo alle due sedi. In realtà la seconda sede verrà aperta tra poco, sì. Quella di San Cipriano verrà aperta da poco, ma esiste già quella di Aversa, e se può interessare avere un insegnante come Federica a partecipare, sono veramente tantissimi i corsi che vengono organizzati, siamo circa 18 in questo momento, ma dovremmo arrivare nell'inverno a 22-23. Vi aspettiamo alla 2 Power e vi aspettiamo per presentarvi il prossimo poi formatore. Ciao Federica, ciao a tutti. Ciao.